tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia poncho che ha anche una particolarità che presto vedete ma che avete già visto comunque dalle foto iniziali che io ho deciso di chiamare granny. Questo perché la tecnica che ho utilizzato è quella della mattonella granny, mentre il filato che ho utilizzato lo conoscete già, l'abbiamo avuto già l'anno scorso ed è il big ball della BBB, questo fantastico gomitolone da 250 grammi. L'anno scorso ho utilizzato un altro gomitolo per fare un Bactus. Questa volta ho deciso di utilizzare questo fantastico colore verde appunto per realizzare il mio poncho maglia. Vi dico già che sul sito trovate diversi colori. Uno in realtà è finito, ma non vi preoccupate perché sta arrivando, quindi potete comunque ordinarlo e appena mi arriva tra lunedì e martedì io ve lo spedisco. Questi colori invece sono già presenti, cioè il colore che vi dicevo che ne è rimasto uno solo è questo qui, ma non vi preoccupate, sta arrivando. Questo è un altro colore. Per quanto riguarda il quantitativo, vi dico che questa è una taglia S e io ho utilizzato un gomitolo solo. Taglia ML vi occorrono due gomitoli, taglia L direi anche tre gomitoli. Inoltre, oltre a questo sfumato di cui vi ho fatto vedere i colori, ma ve ne vedete qua, ce ne sono altri tutti sfumati, vi lascio il link anche al Big Ball Tinta Unita, ve lo faccio vedere. Il metraggio è lo stesso, la composizione è lo stesso, solo che è tinta unita. Quindi se non lo volete fare sfumato potete farlo tinta unita e vi lascio il link anche questo in descrizione. Inoltre, io ho lavorato sempre ed esclusivamente con l'uncinetto del 4,5. Ora, per poter lavorare questa poncho maglia, non vi preoccupate, come vi detto è semplicissimo, in quanto si vanno a fare due mattonelle granny. Sì, la tecnica che ho utilizzato è la tecnica della mattonella granny, e una volta queste mattonelle non devono essere troppo più larghe delle vostre spalle, diciamo al massimo 2-3 centimetri. Una volta fatto queste due mattonelle si vanno a cucire ad altezza delle spalle e poi si continua la lavorazione a granny intorno al bordo che si è creato, quindi avanti, indietro e sotto, in modo tale che queste mattonelle quadrate diventano dei rettangoli perché si vanno ad allargare ai lati sotto ma non sopra, quindi da quadrato diventa rettangolo. Una volta fatti i giri di questo bordo si va a cucire i due rettangoli insieme avanti e dietro. Mi raccomando, anche se siete taglie più grandi, no, se volete fare poi il giochetto che farò io, non fate troppi aumenti, fate in modo che comunque, guardate qui, quando si va a cucire le due mattonelle, noi possiamo creare questo effetto. Vi aggiusto bene anche dietro e guardate, è come se io indossassi una maglia con sopra una giacca coordinata, ma in realtà è un unico pezzo, quindi può essere indossato facilmente anche sotto un cappotto. Quando poi togliamo il cappotto e non vogliamo prendere freddo, perché come in questo momento io ho una camicetta e quindi voglio coprirmi bene le spalle, lo tiriamo giù ed è pronto il nostro poncho. Mi piace tantissimo questo effetto. Quindi vi dicevo, non andate a fare troppi aumenti se volete fare lo stesso gioco mio. Se invece volete che diventi solamente un poncho con l'apertura, potete fare l'aumento che volete. Una volta fatto gli aumenti, non si fa altro che cucire assieme i due rettangoli e dovete cucire in modo tale da appunto poter passare il vostro corpo e quindi qui non vi stringa tantissimo. Io naturalmente vi do tutte le indicazioni anche per le taglie più grandi secondo me cosa dovete fare, ma l'importante è che quando andate a cucire appunto lasciate libero qui lo spazio per poter indossare il vostro poncho maglia. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla e se così come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho maglia o solo maglia o solo poncho, va bene, diciamo che per adesso ho in mente un poncho maglia, poi vediamo man mano che cosa si trasformerà. Ma voi già l'avrete scoperto perché all'inizio del video, come sempre, vi faccio vedere già la creazione indossata. Il filato che ho scelto di utilizzare è il Big Ball della BBB e il colore che ho scelto è questo fantastico verde di cui il colore è il numero 12. E andiamo subito a iniziare. Andremo a fare due mattonelle granny uguale, la cui larghezza deve essere di poco superiore alla larghezza delle vostre spalle, massimo 2-3 centimetri, non di più perché poi diventa troppo grande e dobbiamo fare dopo gli aumenti. Quindi mi raccomando, andate a fare tante giri fino ad arrivare a
2-3 cm in più rispetto alla larghezza delle vostre spalle. Una mattonella sarà per il davanti, un'altra mattonella sarà per il dietro della nostra poncio maglia. Detto ciò, io lavorerò con l'uncinetto del numero 4,5. Andiamo a realizzare un anello magico e all'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Rientriamo altre 2 maglie alte. Catenella di separazione, si ricomincia da capo andando a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Dobbiamo fare in modo di avere alla fine 4 gruppi di 3 maglie alte, quindi questo è il secondo. Andiamo a fare la catenella di separazione e poi di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, ultimo gruppo, quindi 1, 2 e 3. Possiamo chiudere il nostro anello magico e chiudere il giro andando a fare catenella. Entriamo nella terza catenella andando a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con l'uncinetto mi porto all'interno dell'archetto e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Catenella di separazione, quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro. Andiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, rientriamo altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, archetto successivo 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, di nuovo il nostro angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, si rientra 3 maglie alte. E quindi si va a terminare il nostro secondo giro andando a fare catenella. Entro nel primo archetto iniziale, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E terminiamo il giro facendo maglia bassa, prendo il filo, entro nella terza catenella, prendo il filo, esco, prendo il filo ed esco da tutti i fili sull'uncinetto. E a questo punto andiamo a fare il nostro terzo giro, si rientra, maglia bassa, 2 catenelle che sono la prima maglia alta, altre 2 maglie alte che sono il nostro prima parte dell'angolo. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella, entriamo nell'archetto, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella e abbiamo il nostro angolo, quindi entriamo nell'archetto di 2 catenelle e facciamo il nostro angolo, 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, si ricomincia, 3 maglie alte nell'archetto di una catenella, catenella, entriamo nell'archetto di 2, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte e si continua così per tutto il giro. Catenella, archetto, 3 maglie alte, catenella, archetto del nostro angolo, andiamo a fare l'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, catenella e di nuovo entriamo nell'archetto, 3 maglie alte. E stiamo per terminare il giro, quindi andiamo a fare la catenella, entriamo nell'archetto iniziale, 3 maglie alte, catenella, prendiamo il filo, entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, usciamo e si ricomincia da capo. Quindi adesso noi non faremo altro che allargare la nostra mattonella granny, andando sempre a fare all'inizio 3 maglie alte,
la catenella in ogni archetto di una catenella le nostre 3 maglie alte, mentre dove abbiamo l'archetto, scusate, volevo tirarmi il filo ma mi è scappato l'uncinetto, e mi raccomando, fate sempre la catenella di separazione tra i gruppi di 3 maglie alte. E quando arriviamo all'angolo facciamo il nostro angolo, quindi catenella, entriamo dentro, 3 maglie alte, 2 catenelle, si rientra, 3 maglie alte. E continuiamo così, quindi questo è il nostro giro e io continuerò a farlo, vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare e quanto è venuta larga la mia mattonella. Ho terminato il mio primo, la mia prima mattonella granny. Ho fatto un totale di 15 giri partendo dal centro, quindi 15 giri, e partendo dal centro la mattonella è 20 centimetri, quindi in totale sono 40 centimetri partendo dal bordo alto al bordo inferiore e partendo dal lato a questo lato. Se partiamo dal centro sono 20 centimetri e come mattonella va più che bene perché mi supera di poco le spalle, quindi doveva superarmi appunto di poco con le spalle. Adesso andrò a fare un altro rettangolo uguale, quindi ripeterò sempre lo stesso numero di giri e poi vedremo come andare a cucire insieme. Ho terminato anche la mia seconda mattonella granny, quindi le ho messe una sopra l'altra. Mi raccomando, dove avete fermato il giro va all'interno in modo tale appunto che non si vedano i fili. E adesso andremo a cucire all'altezza spalle. Non cucirò tantissimo, penso che cucirò almeno, vediamo, fermandoci qua, un 10 centimetri sia a destra che a sinistra. Mi raccomando, per le taglie più grandi, se naturalmente avete fatto più giri rispetto a me, per superare la larghezza delle spalle andate a cucire un po' di più, dipende sempre da quanto volete lo scollo. Io non voglio uno scollo né troppo largo né troppo chiuso, quindi vorrei fermarmi appunto a cucire fino a qui, dove ho le prime diciamo 4 gruppi di 3 maglie alte, compreso il mio angolo qui da questa parte e da quest'altra parte. Quindi cucirò avanti e indietro, normalmente passando sempre con l'ago il filo tra le maglie, e poi andremo a vedere come continuare la lavorazione. Allora, ho quindi cucito all'altezza delle spalle e adesso dobbiamo andare ad allargare il nostro poncio. Appunto, questo deve essere un poncio maglia e io voglio continuare a lavorare sempre con il punto granny. Però vi dico già, invece di iniziare da qui, da dove abbiamo cucito la spalla, inizieremo da uno dei bordi inferiori e inoltre io preferisco iniziare da quello dietro invece che da quello sul davanti, in modo tale appunto che la chiusura del giro, anche se non si vedrà perché come vedete qui non si vede, e noi lo faremo stessa cosa anche qui, appunto, venga dietro e non davanti. Allora, quindi io mi aggancio a uno dei miei lati, possiamo iniziare tranquillamente da qui e andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato. Quindi entro nell'archetto, anzi, iniziamo da qui, così andiamo e vi faccio vedere direttamente come fare quando andiamo alla cucitura delle spalle. Quindi qui io vado sempre a fare le mie 3 catenelle, quindi una, due, tre. Rientro e di nuovo vado a fare altre 2 maglie alte, quindi una e due, e poi vado a lavorare normalmente, quindi salto le 3 catenelle, vado verso le 3 maglie alte e vado a fare le mie 3 maglie alte. Quindi vado a lavorare sempre con lo stesso punto, il punto granny. Continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare dove appunto ho la mia cucitura delle spalle e vi farò vedere come andare a lavorare dove abbiamo la cucitura. Quindi continuo a lavorare in questa maniera come ho sempre lavorato. Allora, sto arrivando dove ho la cucitura della mia spalla, quindi entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta. Vado a fare una maglia alta dove ho la cucitura in modo da stringerla bene e poi vado a fare una maglia alta dove ho l'archetto successivo. Questo mi consente di creare un altro gruppo di 3 maglie alte, quindi nel giro successivo io andrò a fare 3 maglie alte qui e altre 3 maglie alte qui, in modo tale appunto da avere la lavorazione che sto sempre lavorando, e continuo quindi a lavorare così per tutto il mio giro. Mi raccomando, quando andiamo nell'angolo facciamo gli angoli, quindi una volta che siamo qui di nuovo all'entriamo e facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte per tutta la larghezza, e anche qui quando arriviamo di nuovo alla cucitura della spalla, maglia alta,
maglia alta nella cucitura in modo tale da chiuderla e un'altra maglia alta qui in modo da creare un ulteriore gruppo di 3 maglie alte. E andiamo così. Non so ancora quanti giri farò per realizzare il poncio. Sapete che sono ancora indecisa se fare una maglia poncio o un vero e proprio poncio. Vediamo che man mano che lavorerò e farò i giri deciderò appunto quanto andarla a fare grande e naturalmente vi dirò i giri che sono andata a fare. Ricordatevi inoltre che quando andremo a cucire a finire il giro si finirà come abbiamo sempre fatto qui, quindi andiamo a fare le 3 maglie alte, la maglia la catenella e la maglia la mezza maglia alta. Quindi adesso continuo e alla fine vi dirò quanti giri sono andata a fare. Allora, io ho terminato di aumentare la larghezza del mio rettangolo, cioè scusami, del rettangolo e delle mie 2 mattonelle, lavorando tutto attorno, e io ho fatto un totale di 5 giri. Si può vedere da qui, qui è la cucitura con cui abbiamo cucito le spalle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ora, per una taglia M e una taglia LXL, taglia M aumentata almeno di 3 giri in più rispetto a me, 6 giri taglia L e 9 giri taglia XL. Io adesso da un lato all'altro, quindi da qui a qui, ho circa 53 centimetri, mentre dallo scollo fino a giù ne ho 43. Questo perché appunto noi facendo gli aumenti, facendo i giri, abbiamo aumentato lateralmente sotto ma non sopra dove abbiamo cucito le nostre spalle. A questo punto io ho già cucito i 2 rettangoli insieme lateralmente, vedete qui, in modo appunto da creare lo scalfo e l'apertura a farfalla, come si suol dire. E io ho fatto in questa maniera: dal basso ho lasciato liberi 4 dei miei rettangoli, dei miei gruppi di 3 maglie alte, sia a destra che a sinistra. Vedete, qui ho messo ancora il marcapunti perché qui devo andare a cucire, vi farò vedere appunto come andare a cucire, ma qui ho già cucito, quindi vedete che io ho lasciato liberi circa 10 centimetri, no, sono 9 centimetri, ho lasciato libero circa 9 centimetri, e quindi dal quarto sono andata a cucire lasciando liberi, diciamo così, liberi 9 gruppi di 3 maglie alte laterale. Naturalmente io conto anche quello dell'angolo, quindi 1 2 3, e quindi andando a cucire ho cucito per circa 25 centimetri, e devo fare la stessa cosa anche da quest'altra parte. Mi raccomando, per andare a vedere che state facendo la cucitura bene, come potete vedere, io qui ho lasciato, come vi ho detto, scusatemi, non si vedeva, i 4 gruppi di 3 maglie alte, quindi ho lasciati liberi 9 sia avanti che a dietro, e in corrispondenza, quindi vedete qui e qui, sono andata a mettermi un altro marcapunti. Ora, per le taglie più grandi, io vi consiglio di lasciare sempre liberi sui 10 o 8 centimetri, non troppo in meno, perché altrimenti non abbiamo quel bel effetto farfalla. Quindi cercate di cucire 8 e andando a salire, quindi 8, 9, 10 centimetri. Naturalmente dovete tenere presente, voi qua sotto dovete riuscire a entrare col vostro corpo, quindi non stringete troppo, è una maglia poncio ma non deve stringere, quindi non andate a cucire troppo stress, troppo sotto, lasciate bello spazio grande qui, vedete a me quanto è largo, quindi io qua col corpo passo tranquillamente. E non andate a cucire neanche troppo sopra, lasciate comunque un bello scalfo, quindi tenetevi sempre sui io direi una ventina di centimetri, sempre taglia S e taglia, scusate, io ho lasciato liberi 17 centimetri, quindi 17 centimetri taglia S, andate ad aumentare di 3 centimetri per ogni taglia. Quindi mi raccomando, fate in modo che comunque lo scalfo viene bello largo, perché comunque è una maglia poncio. A questo punto, per andare a cucire, io cucirò sempre con lo stesso filato, quindi lo stesso filato con cui abbiamo fatto appunto il nostro poncio maglia, e andiamo a cucire. Ci dobbiamo agganciare sia sotto che sopra. Io in questo caso vado a lavorare, a iniziare la cucitura da qui, in modo tale, scusate, non si vede, ho fatto in questa maniera, in modo tale che andando a salire io entro qui dove ho l'inizio del mio quinto e vado quindi a cucire salendo. Posso togliere anche questo e vado salendo in questa maniera, quindi vado sempre in
vedete, prendo avanti e prendo anche dietro e salgo con la cucitura e devo salire così fino ad arrivare al mio marcapunti. La cucitura si deve vedere, quindi non vi preoccupate se notate che si vede ogni tanto il filo, va benissimo che si vede proprio perché fa parte della nostra lavorazione. Quindi io adesso cucio fino ad arrivare alla fine e poi vedrò se faccio una rifinitura al collo o se invece lascio così il mio poncio. Allora, ho terminato la cucitura, quindi vedete, questo è lo scalfo, qui è la cucitura, quindi questo sarà il nostro effetto farfalla che potremo anche piegare per fare in modo di sembrare di avere addosso una maglia con un piccolo gilet. Guardate che bello, indossato lo avrete già visto, quindi si vede di più l'effetto. Adesso non mi rimane altro che comunque nascondere tutti i filini, ma comunque la nostra creazione è terminata.